Dopo aver imprigionato il Supremo occupandone il trono, Garlic Junior ha trasformato tutte le creature viventi in troie nel tentativo di ottenere il sesso anale. Oh, fascista in meno! A terra! E ora preparati, ti farò rimpiangere di essere nato, folle fascista! Anche Junior sembra diventato un cuoio. Sta calmo, non hai capito, sono io la miraggia. Cosa? Come? Bene, come vuoi. Nano maledetto. Crini! Granata! Via di qui! Per fortuna che ho la testa di... La trasformazione di Junior. Come? La trasformazione di Garlic. Come hai fatto a trovarmi? Dimmelo! Come? Non mi faccio comandare tanto facilmente io. O io. Certo che ci sei andato pesante con il piccolo Gohan. L'ho allenato bene. E io? Yumi! Sono bravo a recitare. Io. Devo ammettere che come attori avete un futuro. Io non mi ero accorto di niente. Mi hai proprio stufato, Gohan! Guarda come l'hai ridotto, poverino. Non saranno certo quei quattro colpi che ha ricevuto a metterlo al tappeto. He's dead! Oh no! Gohan! Ho apprezzato molto ciò che hai fatto. Non mi fraintendere. Non ho rischiato la mia vita per salvare la tua, se vuoi saperlo. Sei strafatto. L'ho fatto perché se sei imprigionato, non riesco a combattere quei poveri fascisti bastardi! Oh, Junior. Arrenditi, Garlic. Il tuo progetto non si realizzerà mai. Ti rispedirò alla stazione ferroviaria! Allora, picchia, sei pronto? Lancia una granata fulmine! Ti hai proprio stufato, Garlic! Yui! Andate via presto! Va bene, Eva. Bene, allora procediamo. Ecco, si tratta di una missione alquanto pericolosa, Supremo. Quella è la cosiddetta zona inviolabile. Inviolabile? La cosiddetta zona inviolabile. Inviolabile? La zona inviolabile. La zona inviolabile? Già. Inviolabile? Cazzo, Supremo. È il luogo in cui riposano in pace le massime autorità della Terra che l'hanno preceduta, signore. È un posto speciale e inviolabile. Credi davvero che funzionerà? Lo spero. La sua minchia potrebbe essere succhiata con il rischio che non torni più indietro. Questo viaggio metterà a repentaglio la sua vita. Sì, capisco. Rischierò. Sparate nella cortina fumogena! Sappi che a differenza di te, che sei soltanto un fascista, io non ho paura di fare una brutta fine. Come osa? E ora preparati, ti farò rimpiangere di essere un nano!
Non hai notato quel pianeta? Quello è il nostro pianeta d'origine, la sorgente da cui traiamo la forza che aumenta i nostri poteri, il pianeta di Neo Vegeta. Sas, tra pochi istanti avrai occasione di conoscere il mio cazzone. Oh no! Non mi capacito che proprio voi foste gli esseri potenti. Dove è andata a finire la vostra nena? Oh no, signore! Signore, io... Vai, ti ho detto! È una cosa urgente! Supremo, no, la prego! Sei ancora qui, non ti puoi muovere, no! È un ordine! Siete dei poveri illusi! 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 Ascolta! Il pianeta dei demoni! Il pianeta dei demoni! Il pianeta dei demoni! Il suo pianeta d'origine! Il pianeta dei demoni! Gohan deve distruggerlo! Purtroppo non abbiamo altra scelta! Ma... sei sicuro? No! Eppure ci sarà per forza un'altra soluzione! Non c'è nessuna soluzione! Colpisci quel pianeta o sarà la fine! Ehi! Si può sapere che cosa stai aspettando, Gohan? Non posso farlo! Non farà una cosa così orribile! Colpisci il pianeta, Gohan! Va presto! No, non me lo chiede! Ma vai a fanculo! Ma cosa... cosa succede? Non capisco dove siamo. Che è stato? Supremo! È grandioso. Mi sento mostruoso. Mio Dio! Mio Dio! Non appena il pianeta dei demoni viene colpito da Junior, nulla. Farabutti, non dovevate! Come vi siete permessi di intralciare i miei piani di mandare in fumo il Ninani? Non avreste dovuto sfidarmi fino a questo punto! Il nostro pianeta! Oh!
Non appena il pianeta dei demoni viene colpito da Gohan, Garlic si rimpicciolisce sempre più, mentre il perfido Garfield si schiude. Garlic è stato sconfitto e con lui le forze dell'ordine sono solo un brutto ricordo ormai. Sulla Terra sono tornate a regnare le minacce del mostruoso Junior e la tranquillità. Ora che il pianeta dei demoni è stato eliminato, quel fascista di Garlic non potrà mai più darci fastidio. Certo che quel nano era completamente maledetto. Sei stato grandioso, Junior. Vuoi sapere una cosa? Sei stato in gamba.